Salve a tutti ragazzi e bentornati con questo nuovo appuntamento con WWE Supercard ragazzuoli, WrestleMania 36 è qui, è arrivato finalmente l'aggiornamento, è giunto ragazzi, la manutenzione è finita, possiamo andare in game per prenderci finalmente la nostra prima carta WrestleMania. Come vediamo già abbiamo la Giant Unleashed di Edge, signori, una bellissima carta di Edge. Andiamo a vedere intanto le ricompense di questa Giant Unleashed, di questo evento che comincerà questo giovedì mattina ragazzuoli. Abbiamo, per quanto riguarda me, un AJ Style primordiale, un Roman Reigns avanguardia, poi passiamo ad un Andre the Giant Royal Rumble, poi abbiamo come prima carta pirata WrestleMania 36 The Miz. Il design ragazzi è fantastico, il design comunque mi piace davvero un botto, azzeccatissimo, a parte con il tema piratesco, veramente veramente bello. E poi abbiamo, cioè non abbiamo perché non ci posso ancora arrivare, ma dopo sì, dopo ci vediamo, c'è la carta di Edge WrestleMania 36 con la nave, bellissima, bellissima, bellissima anche quella. Comunque, signori, che cosa andremo a fare in questo video oltre a prenderci la freebie? Perché come vedete siamo sempre a Royal Rumble Double Plus e quello va bene, però sinceramente pensavo di essere molto molto meno come livello, siamo proprio al limite, cioè basta uno sputo e possiamo raggiungere il nuovo livello. Qui come vedete abbiamo un The Miz che non ci sta a fare niente sinceramente in questo deck, perché abbiamo altre carte Royal Rumble da farci pro, tra l'altro una carta è anche pronta quest'oggi qua nel Performance Center. Però signore, se avete visto anche ieri nel mio Instagram ragazzi, ho condiviso con voi questa immagine qua, signori, l'ultimo pacchetto della camera di fusione mi ha regalato un secondo Hulk Hogan, signori, ne abbiamo ben due. Ci faremo ben presto anche questa potentissima carta a tema WrestleMania 3 di Hulk Hogan vs Andre the Giant. Fantastico ragazzi, fantastico. Abbiamo ancora un'ultima possibilità, ovvero la camera fusione, quella che ci rimane l'ultimo ingrediente dei 28 giorni. Quindi potremmo portare o a rinforzo 1 questo Hulk Hogan, o forse se abbiamo fortuna potremmo portare a pro l'altra carta di Steamboat della scorsa settimana ragazzi. Però possiamo trovare anche carte minori come Macho Man o Andre the Giant, va bene. Però a questo punto, se dovessi trovare appunto una carta di avanguardia, possa essere Macho Man, visto che almeno ho già la prima copia. Però signori, a parte tutto, andiamo un attimo a prenderci i pacchetti gratuiti. Qui intanto abbiamo i nuovi pacchetti Royal Rumble uomo, wow, veramente fantastico. Oh, Brock Lesnar 200.000, ok, ho visto già l'immagine anche dal post di Twitter, 2 milioni pass di potenza a base progetto, carte incredibili. Qui ragazzi possiamo arrivare fino a Royal Rumble, veramente, vediamo un po'. Oh, WrestleMania 35, va bene dai, andiamo avanti. O comunque a parte il fatto, cioè WrestleMania 35, questa carta dell'anno scorso ha un design che sinceramente a me faceva piagne, non mi piace per niente il design di queste carte, mentre quelle di quest'anno mi piace davvero un botto, mi piace davvero tanto tanto tanto. Dai, andiamo a prenderci anche la carta gratuita. Altra carta gratuita, andiamo a vedere il pacchetto. Sbam! Gotico, ok. Allora, signori, allora. Prima cosa, andiamo a recuperare la carta del Performance Center, che altro non è il secondo Stone Cold Steve Austin, portato al 100% degli incontri, quindi entrambi possono essere fatti pro. Prima però vanno allenati, quindi ok, ci mettiamo sotto con le carte allenamento. Però, oltre a lui comunque abbiamo anche un'altra carta pro che ho trovato ieri, è sempre nella camera di fusione, ve la faccio vedere subito, combinabili, il livello è sempre Royal Rumble. Abbiamo ancora Stone Cold che faremo stasera perché ha pronto anche con gli incontri, poi abbiamo Cesaro che abbiamo trovato nella scorsa Ring Domination più nel pacchetto quello della community, ovviamente Hulk Hogan e poi Finn Balor. L'altro, se non sbaglio, era in un evento, mi sembra una Ring Domination oppure uno in team, non me lo ricordo, mi sembra in team. E l'altro Finn Balor nella camera di fusione, se non vado errato, mi pare proprio di sì. Quindi alla fine abbiamo ancora 4 superstar da farci pro. Tra l'altro un Cesaro dovrebbe essere quasi pronto, sì, perché l'ho messo un po' a farmare nella Royal Rumble. Ok, signori, direi che è arrivato il momento di allenarci il nostro Stone Cold, perché sarà proprio lui a farci superare il livello questa sera, perché andrà al posto del nostro The Miz, quello avanguardia pro della camera di fusione tema San Valentino. Quindi signori, saliremo di livello e arriveremo a WrestleMania. Wow, subito sì, di botto, non me l'aspettavo, come ho detto anche prima, pensavo di avere più o meno a Royal Rumble Double Plus, forse metà, invece no, veramente sono proprio in fondo, basta veramente uno sputo. Allora, siamo a 81 su 100, li diamo un po' di carte incube che un po' ne abbiamo, vediamo un po'. Vediamo un po' chi gli diamo a questo ragazzone. Abbiamo Yoshirai, forse mi sa che gli dovrò anche Fandango. Per due livelli, meh.
Diciamo così, magari gli diamo qualcosa di non troppo allenato. Sarah Logan magari potrebbe fare al caso suo, due livellini ce le fa tranquillamente. 100 su 100. Andiamo con il secondo, Stone Cold. Dovrebbero bastare, credo, un paio di carte incubo allenate. Quindi gli diamo... Ember Moon. Perché mazzo 1? Dove stai? Women Giant List. Lasciamola per il momento. Perché c'è lei? Non c'è lei, scusa. Perché freccia in alto, mannaggia. Vabbè. Vediamo un po'. 99 su 100. A questo punto, vabbè, gli diamo un'altra carta. Così tanto non ce ne ho altre, se no. Signori, è arrivato il gran momento. Siamo qui per portarci a livello pro l'ultima carta che avremo a livello Royal Rumble. Quindi sblocchiamo i nostri due Stone Cold. Andiamo a combinare 100 su 100, 100 su 100, entrambe. Quindi ok, non voglio rischiare, non si sa mai. Però signori, con lui che adesso alleneremo, arriveremo subito al nostro nuovo livello WrestleMania. Prenderemo anche la ricompensa in crediti, grazie ai 500 crediti. Quindi buono anche per giocarci l'evento Giant Unleashed e quelli a seguire. Sono le 9, quindi abbiamo ancora i pacchetti gratuiti. Non l'avevo capito perché mi stava ancora luccicando questa notifica. Andiamo a prenderci almeno un pacchetto solo, dai. Vediamo un po'. Potremmo trovare un Rumble, onestamente, qua dentro. Non si sa mai. Allora, torniamo qua nelle nostre carte, signori, perché Stone Cold va allenato a questo punto. Quindi Pro a Rumble, eccolo qua, signori. Ah, tra l'altro, l'ho fatto vedere, ho preso lui, la terza copia dalla Ring Domination, quindi portato già al rinforzo 1. Fantastico il nostro The Rock. Wow. Blocchiamolo. Allora, a lui gli diamo a questo punto... Chi gli diamo qua? Gli diamo Brock Lesnar. Già con lui dovremmo già superare il livello. Mi sa proprio di sì. No, invece siamo più o meno sempre lì. O forse non mi è arrivata la notifica, mi sembra strano. Comunque, diamo anche un bel fandango. E eccolo! Viaggio fantastico! Obiettivo completato, signori. Lui 9605, siamo a WrestleMania 36. Wow. E a questo punto, vabbè, gli diamo anche l'ultima. Ma lo portiamo al massimo, che lo lascia a livello 98 su 105. Signori, andiamo a vedere quanto siamo forti. Siamo a livello WrestleMania 36, sono felicissimo. Uno sputino. Giusti per prenderci la nostra carta freebie, signori. Quale sarà? Ci siamo! Un'altra volta, here we go again, di nuovo a prenderci la carta freebie. Dopo pochi mesi, questa volta ha durato molto meno. Signori, però mi piace questa sesta stagione, perché ogni volta che esce un nuovo tier siamo già pronti per giocarlo. È già la seconda volta. Signori, abbiamo ben 500 crediti, eh? Not bad. Ci riteniamo, li prendiamo tutti quanti. Vai! 500 crediti tozzi per noi, li ci riteniamo. 587, quasi me li tengo per la prossima Ring Domination, che è, diciamo, un evento abbastanza sicuro. Che tra l'altro voglio vedere a che livello sono anche negli altri deck, eh? Negli altri deck, per esempio, quanto sono... A questo punto, specialmente Ring Domination, autoriempimento. Ottimo, direi. Possiamo già qui competere per la carta evento. Quindi cominciare già da Royal Rumble e WrestleMania. Quello che volevo, ragazzi. Quello che volevo. Signori, è arrivato il momento di andare a pullare da in draft board. Sì, ok, ok, lo so che sono arrivate le carte, lo so gioco. Qui tra l'altro, negozio biglietti, a questo punto possiamo già, prossimo spacchettamento, andremo appunto a fare questo qui. Una superstar primordiale per 76 e un uomo primordiale fino a Royal Rumble, quindi già abbiamo delle ottime possibilità. Miglioramenti rimangono sempre le Summer 19, peccato, perché potrebbero darci di più di livello e darceli come carte allena invece che carte miglioramento. Questa cosa dovrebbe cambiare. Va bene, signori, siamo pronti per andarcene in draft board. Tra l'altro qui abbiamo terminato la King of the Ring, quindi 25 carte, giusto? Tra l'altro abbiamo anche vinto. Sti ghiazzi. Peccato l'ho vinta a livello minore. A livello avanguardia l'abbiamo... Ok, Asuka, Killian Dane, poi 25 estrazioni sono quelle che ci porteranno la freebie, e poi Alexa Bliss. Signori, siamo pronti, si va per davvero sto giro, si va per davvero. Andiamo a riavviare questa King of the Ring, che male non fa, e direi di andare direttamente in draft board, dico sì signori, vai. Andiamo a combattere e a pescare la carta freebie. Sì, infatti qui stavo già anche allenando il mio Hulk Hogan. Eh sì, perché ormai, cioè, anche se siamo arrivati alla superiore, questa carta fa ancora molto comodo. Cioè, le carte Royal Rumble fanno ancora molto comodo negli altri deck da portare su.
Consideriamo che ancora io non ho una carta Royal Rumble diva pro, eh. Siamo arrivati a WrestleMania senza le dive. La considero una vittoria, sinceramente, questo. Siamo ancora in tempo, comunque, faccio almeno una diva. Probabilmente ci siamo anche grazie agli impeti, però comunque almeno due impeti me le voglio tenere queste settimane. Allora, vediamo un po' se riusciamo a vincere, ma difficile perché devo rimettere i supporti per Benino. Comunque vabbè, questa l'abbiamo vinta, resistenza e carisma, facciamo pure così. Vai, vediamo un po' se con Bailey. Ai. Alexa Bliss, wow. Questo è già pullato. Mannaggia lui. Dai, abbiamo vinto, perfetto, non importa. Andiamo a prenderci... È morto il gioco? Ok, è partito. Paurissima. Allora, dai. Ecco la draft board WrestleMania. Le ancore bellissime. Andiamo a vedere, signori. Ditemi sotto nei commenti, stoppate il video, ditemi sotto nei commenti quale sarà la nostra carta freebie in questa draft board. Ditemi anche qual è stata la vostra, ovviamente. Vediamo un po' cosa ci serva il destino. Oh! Ok, chissà se ce la dà subito. Piano piano gioco, vero? Piano. Ora non ho visto quanto change log, se è stato cambiato qualcosa, deve ancora arrivare qualcosa. Visto insomma, di solito non c'è aggiornamento per Slamina, magari aggiungono anche qualche altra cosa, non si sa mai. Devo un po' vedere un po' sulla pagina di Twitter se c'è qualche change log in agguato anche nei giorni futuri. Vediamo intanto, qui aspettiamo la freebie in gloria. Attenzione, in attesa della rete, ci sono troppi in attesa della rete, ho paura che ci sarà una patch a breve, quindi un'altra manutenzione. Occhio, o forse tutti ci stanno giocando, siamo tutti insieme in draft board e stiamo facendo un casino per le carte WrestleMania, potrebbe essere. I server intasati ci sono stasera, ragazzi, i server intasati. Oh, ci siamo, ragazzi, mancano 4 carte, ci devi dare la freebie. Ci mancano 4 carte, arriva. Dai, ultime tre, per forza, ora ci sa. Eccola. Ecco, no, Kofi Kingston, mannaggia, l'ultima. Oh, dai. Ecco, signori. Oh. Angelo Dawkins. C'ha l'aspetto proprio da pirata, con la bandana, visto? Perfetto. Angelo Dawkins, la nostra freebie WrestleMania 36. Ok, signori, è proprio lui, la nostra primissima carta di questo nuovo tier, signori. Ditemi sotto i commenti qual è stata la vostra. Magari un Brock Lesnar, una diva portentosa, una Charlotte Flair, un Alexa Bliss, che ne so, potrebbe starci Becky Lynch. Dai, Angelo Dawkins, la nostra prima. Andiamo ancora. Sì, il gioco stasera sta morendo, i server è intasatissimi, perché di solito non ho più trovato, non so voi, ma l'attesa della rete sta scomparendo quasi del tutto, finalmente, dopo anni, in questo gioco. Quando c'è ancora, perché c'è qualche problemino. Ma va bene, dai, ci può stare. Comunque, beh, la manutenzione non è durata nemmeno troppo. Io pensavo addirittura di giocare domani, cioè dopo un giorno, cioè che la manutenzione durasse tutta quanta la sera. Io mi ricordo che WrestleMania l'anno scorso durò un parecchio. Va bene, dai, consideriamo tutto quanto una semplice vittoria. Perfetto. Magari no. Ci può stare magari una manutenzione futura, ma va bene. Per il momento siamo in game e va tutto benone. Abbiamo giocato la nostra prima carta. Lana Colosso, ultime due, signori. Andiamo a vedere, madonna quanto ci vuole. è lunghissimo. E va bene così, andiamo a bloccarla. A questo punto, vediamo un attimo il design, è questo qua, Angelo Dawkins. Bloccata, e questa è la carta, signori. WrestleMania. Ora aspetto da allenarlo, aspetto, perché comunque sia il deck più o meno ce l'abbiamo. Per vedere il massimo potenziale magari aspettiamo un altro po', vediamo quale altre carte, insomma. Ora qui c'è The Miz nell'evento di domani, vediamo se ci riusciremo a prenderlo almeno. Aspettate, vi faccio vedere a questo punto. Mi sa che possiamo anche competere per la carta evento. No. Nope. Why gioco? Fammi uscire e rientrare, non si sa mai. Eccolo, livello WrestleMania 36, è qui, più di 70 carte, ok, ma tanto non importa, tutti quanti già le sapete, avete già fatto fuori tutto il catalogo, avete già visto 100 volte, manco ve lo sto a far vedere sicuro. Signori, no? Infatti, che cavolo, già ora vedi, infatti, traguardo, eccolo qua, questa è la carta evento di Age, cioè è bellina come carta, bellina, molto in stile Jack Sparrow, direi, mi piace. Signori,
Siamo contenti di essere già al nuovo livello. Tra l'altro, abbiamo preso anche lui nell'Animation Team. Quindi va bene. Un'altra carta per noi. È singolo, purtroppo va bene. Nel Performance Center a questo punto direi di mettere entrambi gli Alcogan. Usiamo subito i primi 100 crediti. E per forza, tanto è lui quello che ci serve fin da subito. A questo punto è molto forte, va bene. Lui e secondo slot Alcogan ancora. Vai, Alcogan, Alcogan. 100 crediti. E lo alleniamo. Vai! Perfetto, signori. Ragazzuoli, concludo qua questo video. Ti mostro nei commenti qual è stata la vostra prima carta WrestleMania 36. Spero veramente una carta veramente potente, una di quelle più superstar che ci sono. Come al solito, se vi è piaciuto questo video, lasciate un sacco di like. E noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.